ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La città di Montesilvano, in provincia di Pescara, non dimenticherà mai il suo campione di tennis in carrozzina, morto assieme ai due dei suoi tre figli, sabato, nel drammatico incidente sull'A14 in galleria. Domani alle 11, nella parrocchia Visitazione della Beata Vergine Maria in via Carlo Alberto dalla Chiesa a Pescara, si svolgeranno i funerali per l'ultimo saluto ad Andrea Silvestrone e ai suoi adorati figli Nicole e Brando, di 14 e 8 anni. A celebrare la funzione religiosa Don Cristiano Marcucci. La camera ardente oggi pomeriggio dalle 15 nella casa funeraria Dimora del Silenzio a Montesilvano, città in cui il campione risiedeva con la sua famiglia. La moglie Barbara Carota, da noi raggiunta al telefono, non se la sente di parlare davanti alle telecamere. Prega per Diego, il figlio di 12 anni sopravvissuto allo schianto. Dall'ospedale di Ancona, dove il ragazzino è ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica, i sanitari la informano sulle sue condizioni. Diego ha subito due interventi, uno ortopedico e l'altro maxillofacciale. Ora sta leggermente meglio, ma ancora in una fase critica. La prognosi resta riservata.